Ciao, sono Giovanna Fileccia e oggi vi racconto Alfaro di Virginia Woolf, un libro che ha segnato profondamente il mio modo di scrivere, che mi ha permesso di raccontare le storie anche attraverso i pensieri, attraverso il flusso di coscienza, così come Virginia Woolf fa in tutti i suoi scritti. Ho scelto di leggervi un brano a pagina 85. Alzando gli occhi dal lavoro, incontrò il terzo raggio e le sembrò di incontrare il suo stesso occhio che penetrava la mente e il cuore come solo lei sapeva fare e purificava l'esistenza di quella menzogna, di ogni menzogna. Nell'odare quella luce, senza vanità, lodò se stessa, perché era severa, era penetrante, era bella come quella luce. È strano, pensava, ma se si è soli ci si appoggia alle cose. Le cose inanimate, gli alberi, i torrenti, i fiori, come se esprimessero ciò che siamo, come se fossimo la stessa cosa, come se ci conoscessero, come se fossero noi. Si provava così una tenerezza irragionevole verso se stessi. A questo punto, mentre coi ferri in mano lei guardava, si levò dal suolo della sua mente, dal lago del suo essere, una nebbia e una sposa andò incontro all'amato. Questo brano, secondo me, racchiude un po' il senso di questo meraviglioso libro, perché è la natura la protagonista. Questo andare verso il faro, quindi al faro, permette ai protagonisti della storia di apprezzare tutto ciò che è la natura, il mare, il vento, la pioggia, la tempesta. Quindi è vero quando lei dice, quando ci sentiamo soli, ci rapportiamo anche a ciò che abbiamo attorno. Io penso che sia un balsamo la natura quando noi ci sentiamo soli. In questo caso, Alfaro, proprio il titolo, racconta un doppio significato. Alfaro come approdo, come porto sicuro di chi è perso. E Alfaro, guardare Alfaro come una luce da raggiungere, una luce che sicuramente illumina allo stesso tempo la nostra vita. E con questo io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!